Eccoci come ogni settimana con Fico d'India, il meglio del cabaret d'insieme riproposto ancora una volta per voi. Siete pronti a ridere? Il mio consiglio è quello di allacciare le cinture di sicurezza perché il divertimento è assicurato e noi partiamo con questa puntata da Toti e Totino. Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più. Ave, 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 mo fame alla mancia. Basta, basta. Fratelli e sorelle. Meglio le sorelle che i fratelli. Martino, minchia, Martino. Pace, ha detto me. È vero, questa sera, è vero, siamo felicissimi. È vero di essere... Questa sera è vero, siamo. Questa sera è vero, siamo. Minchia, ti rugno un tuo muso, ma è te! È vero, questa sera colgo l'occasione per ringraziarvi perché è vero, non è vero, è vero. Tutti voi. Non è vero. Ma è te, mica, però. Scusate. Martino! Lei lo può dire! Io l'altra volta ho detto che ca e me ne sono pure e pensavo al caso! Martino, Martino, tu fai sudare pure i santi e con questo è vero, non ti dico altro e vado subito alla rubrica di questa sera. Questa sera ci sono tante sorelle e tante. È vero! Cioè dice a chi deve su con voi, che ci dice a chi. Vergogna! Tu c'hai il diavolo in corpo! È vero. Ora ci parlo io, Muriano! Vieni qua, siete del capo! È vero, queste ragazze che si seguono con la minigonna, è vero, in prima fila, è vero. Giusto. Con la minigonna, è vero, in prima fila. Se parliamo di queste cose, dobbiamo fare vedere la nostra faccia ai fedeli, al pubblico. Se lei è così, a me non è in italiano soldato. E tu non guardare, porco! È vero, sei un porco, è vero. È lei, signorina, sei con mi ghiasse. È vero. Lasciasse parlare, facciamo. Oppure venga in sagrestia a trovarmi che poi le parliamo. Allora, è vero. È vero. Ci fanno... C'è il fidanzato, c'è. È vero? È vero. Tanti fratelli e tante sorelle ci parlano e ci chiedono sia alla Chiesa che a me, è vero soprattutto, che cosa è vero. Ne pensiamo della è vero comunicazione. Ora ci scrive la signora Iris. Questa signora Iris che abita vicino il chiosco del Fortino. E ci chiede, Martino, cosa ci chiede allora, la signora del Fortino? La signora ci chiede. Per chi non sapesse dov'è il Fortino, sì. Per chi non è di Catania, certo. Ce lo dico io. Allora. Il Fortino si trova, il chiosco del Fortino si trova attaccato a Fortino. È facile. Il chiosco del Fortino si trova attaccato al Fortino. Bravo. Ma noi, è vero. Cosa vogliamo è vero sapere? È vero, non lo so. È vero, vogliamo è vero sapere dove si trova il Fortino. Allora, voi facete tutta la via di San Giuliano, poi già da Viettinea fino ad arrivare ad Agrigento. Arrivate a Agrigento, scendete nella Valle dei Tempi, che ci sono il primo Tempio e il secondo Tempio, e poi ve ne andate verso Siracusa. Arrivate a Siracusa, girate per Ragusa e c'è Ragusa Ibla. Ibla che non vuol dire Ibla, Iblati, cose, non lo so che cos'è. Arrivato là, poi a Calata, ve ne andate a Caltanissetta, e là... Martì, ma un Fortino non ne si trova alla fine. Non lo so. Non lo sa allora. Allora ci scrive questa signora Iris. La signora dice. E la signora dice cosa dice? È vero. Caro Padre Mario. L'altra volta ho caricato il telefonino di 5 euro. Manco l'ho acceso che si hanno sucato. Scrive così. Manco l'ho acceso
che si hanno sucato tutte le sorde che ci avevo conficcato. Signora Iris, ci scusi, lei che gestore ha? Perché noi vorremmo... Ma che mi sta facendo fare la vendetta telefonica? Mi sta facendo fare? Che c'è la signora Iris? Signora Iris, noi non siamo un negozio di telefonia. Voi ci dovete scrivere che cosa ne pensate, cosa sapete, cosa volete sapere delle comunicazioni. Brava, cara signora Iris, lei ci deve chiedere cosa pensiamo dell'Inter, cosa pensiamo del Facebook, cosa pensiamo del Vai a Zappa, cosa pensiamo di YouTube. Queste cose ci deve chiedere, non deve sbagliare. Ora, non è che perché lei si chiama Iris ci domandano se è carne cotta con cioccolato, no, è un altro tipo di Iris, è giusto. Vedi Martino, tu alla fine è vero sembri cretino, è vero, ma tu non sei deficiente cretino, tu sei stupido, credibile, cretino, ignorante, tu sei un testa di... è vero, innanzitutto parti bene e poi arrivi male, è vero. Martino, si dice internet, no Inter. Si dice internet, no Inter. Si dice Facebook, no Facebook, caparum originale. Oh. Poi si chiama... Che cos'è questo Vai a Zappa? Che cos'è Vai a Zappa? A Catania? Ah. WhatsApp. WhatsApp. E questo YouTube come si chiama? Non è... Tu ti metti nel computer, ti attacchi nel tubo e ti vedi i film. Si dice YouTube. YouTube. A Catania. Oh. Palermo YouTube. Oh. Oh San Severo. Oh San, se non è vero. Una cosa che volevo dire poi a tutte le mamme che ci scrivono. Per favore controllate i vostri bambini, è vero? Perché i bambini cominciano a navigare e ci sono dei pericoli. Bravo. Dei pericoli perché sono i certi programmi che rappresentano il pericolo, è vero? Perché sono sempre sulla cresta dell'onda. Per cui prima di fare navigare i vostri bambini, mettete giù salvagente! Perché è pericoloso, ci sono le cavallone e anneano. Eh? È vero. Eh? Anneano. Allora, tu è vero o non lo devi dire, va bene? Sanse vero. Allora, parliamo un attimo di Facebook. Facebook. Di Facebook. Oggi ci sono tanti mezzi di comunicazione sociali che ci sorprendono. Bravo. La radio, la televisione, sì. Il video, sì. Le comunicazioni, sì. Però soprattutto sì. Ci sono quelle, le comunicazioni che sono trasmesse via cavo, bravo. Via satellite, bravo. E via internet. Per le persone che non abitano in queste vie non si preoccupassero, perché prima o poi il segnale ci arriva pure nelle loro case, che sono a via Libertà a Palermo, a via Etnea a Catania, a Librino, Zen. Di quale via stiamo parlando oggi? Lei cominciò che via cavo, via internet, via che ne sa. Via da questa terra, Martino, però ora, subito, avessi a morire subito, ora. Detto questo, dicevo, i contenuti dei mezzi di comunicazione, esatto. Vanno attenzionati, bravo, perché bravo. Oggi si parla della notizia pura che potrebbe essere la preghiera o anche la pornografia, bravo. La contemplazione, ma anche la violenza. Sì, vergogna. Perché oggi su internet vergogna, si legge vedete, di tutto. Vi vedete questi film pornografici, facete schifo! È una vergogna! Perché è vero, i film pornografici non li dovete vedere. Per esempio, canale 48 e canale 296. E lei come usa? Lascia stare. Si vede i film pornografici! E sono tante le persone che ci hanno scritto, è vero, e che ci hanno parlato di questa cosa. A proposito, tu hai ricevuto qualche scritto di qualche persona? Attualmente no. Sicuro? Non c'è nessuna signora che ti ha scritto? Sì, ha scritto una signora su Facebook perché lei dice che ci mettono tutte cose. E questa signora è morta. E questa cosa ci dispiace moltissimo. È morta. E suo figlio ci ha messo la cosa nel Facebook. È vero, perché oggi... Purtroppo il mezzo di comunicazione viene utilizzato anche per dare queste notizie ferali. Sono notizie ferali. Però capita pure di domenica, non capita solo ferali. Ferali, cioè ferali che viene da morte, cioè delle persone che muoiono. E oggi su Facebook trovi anche delle notizie di persone che parlano, è vero, dei loro, è vero, congiunti come morti. Signora, a parte questo, come una signora che ha scritto nel Facebook. Sì, Facebook, Facebook. Ci scrive tutto, ci ha scritto, Gesù. Gesù. Questa notte l'ho passata a piangere. Sì. Qual è il tuo progetto per me
per domani? Sì. Io ho visto che la signora soffriva e ci ho scritto io. Se Gesù non ti risponde, non ti preoccupare, c'ha per finire un credito. Sì, sì. E comunque sia, voglio dire, queste sono notizie che raggruppano tanti stati d'animo e che comunque, come dicevo prima, raccolgono anche delle manifestazioni da parte di persone che hanno subito delle gravi perdite. Esatto. Ora, se pensate alle perdite... Noi ne abbiamo avuto una, abbiamo perso tutti i soldi dell'elemosina a Gratta e Vinci. Che abbiamo perso noi? I soldi dell'elemosina a Gratta e Vinci. Ma quale Gratta e Vinci? Muoio se lei raggio caripiccio dell'elemosina. Ma quando mai? Non è vero. Noi abbiamo, è vero, con i soldi dell'elemosina, abbiamo, è vero, aiutato due famiglie, la famiglia del signor Gatta e del signor Vinci. Questi cristiani lei non me l'hanno nominato, dice vai a giocare il lunedì per chi ci piccio dell'elemosina e fa giochi Gratta e Vinci. Così speriamo per il prossimo. Martino, non è così. Noi il lunedì giochiamo perché cerchiamo di riprenderci, è vero, le nostre perdite, ma non le perdite dei... Matti, per cortesia, allora parliamo delle perdite di parenti stretti, di parenti prossimi, è vero. Qualcuno ha scritto su Facebook anche il fatto della perdita della mamma, esatto, o della sorella, sì, o della zia, è vero. Sì, sì. Abbiamo notizie di queste, sì, persone? Di un ragazzo che ha scritto che gli è morta la mamma, come dicevo prima, una nostra parrocchiana, e noi abbiamo scoperto che questa parrocchiana è antipatica a tutti. Perché quel ragazzo ha scritto mamma, ci hai lasciato, sei morta, e di sotto mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Tutti che erano contenti che andavi in casa a morire. Basta. Concludiamo, è vero, la nostra rubrica ricordandovi, è vero, che siamo nella settimana di Passio. Questa settimana è la settimana di Pasqua, della ora taciunchiamo, giusto? Siamo nella settimana di Pasqua. E questa settimana dobbiamo ricordare come nostro Signore a Gerusalemme morì crocifisso e dopo tre giorni risuscitò per tutti quanti noi. E non ci dimentichiamo questo messaggio di rinascita e di resurrezione, è molto importante. Ora l'ho capito, perché mia suocera mi ha detto sempre quando muoio vuoi essere sepolto a Gerusalemme. In che senso? Mia suocera, con tutto quel funerale già costa 500 euro viaggio compreso. A Gerusalemme? Io non glielo faccio fare, io da amore le devo seppellire qua. Mi costa 5.000 euro, ma deve morire e seppellita qua. Ora, vedi quanto sei cretino. Ora, ho torto quando dico quasi cretino. Ma se a Gerusalemme il funerale ti costa 500 euro con tutto il viaggio compreso e a Palermo ti costa 5.000 euro, scusa, vai a Gerusalemme ti risparmi 4.500 euro. No, ma da rischio che a mia suocera mi risuscita, ma avere a tre per piede. No. Il suo motto è sempre oh, Sasà Salvaggio. Eccomi qua, buonasera, ben ritrovati. Vediamo il pubblico, vediamo. Bravi. Beh, c'è stato, diciamo, uno spettatore che di sua iniziativa come ha fatto? Sì, ma... Però io lo farei un po' è più verso là. Ah, pare che uno si scanda, ci va uno. Ah, ci viene un colpo, capisce? Va bene, che bella. Allora, che vi devo parlare? Sapete che io sono uno che mi occupo sempre di notizie, sapete che, insomma, voglio dire, l'ho fatto per tanti anni a Striscia la Notizia. Ho una notizia, come direi io, incredibile, signori, nel 2018, perciò il prossimo anno, preparatevi, è una notizia vera, non vi preoccupate. In Sicilia arriveranno, è un'invenzione che è stata fatta in Inghilterra, siccome c'è la crisi della coppia, voi non ci crederete, ma arriveranno i preservativi. No, guardate che non sto scherzando, con la musichetta. No, li hanno fatti, sapete, di tutti.